Oggi a Cine News 24, Francesca Casula. Ciao, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Francesca, tu fai un po' di tutto, ora scopriremo di cosa ti sei occupata in passato, di cosa stai facendo in questo periodo e anche qualcosa del futuro, va bene? Va benissimo. Allora, Francesca, parlami un po' di te, dei tuoi esordi. Allora, iniziai 15 anni a fare le prime passerelle isolane negli eventi più importanti in Sardegna. Un susseguirsi comunque sia di tutto ciò per poi decidere di frequentare dei corsi in pratica privati di design. 18 anni in pratica a portare in passerella pure le mie collezioni, il mio estro. Venne apprezzato da tantissime persone e continuai su quella strada là. Partecipare al Fashion Week di Teramo andò in un discreto successo, per la mia giovane età era un grande traguardo. Ma non essendo comunque sia molto soddisfatta di tutto ciò, decisi di dare un'impronta diversa alla mia immagine. Partecipare ai concorsi di bellezza, Miss Mondo, Miss Belli d'Italia, tanti concorsi per pratica Miss Centro Italia al Lago del Garda con fascia nazionale, posti pure da titolare nazionale comunque. Da lì una svolta alla mia immagine, al mio percorso, con dei videoclip musicali per degli artisti, cui Simone Tommasini con il singolo La Sera delle testimonia di vari marchi, Cimbra, Yokohama, Ducati, appassionata di motori, mi sono ritrovata pure in questi contesti qua, per poi in pratica continuare verso altri fronti, scoprire la mia passione per la recitazione. Il mio debutto è stato 20 giorni fa su Roma, una fiction americana, Hot Lady, dove ho avuto un piccolo ruolo, ma per me molto significativo. Qual è il ruolo che hai interpretato? Della ragazza Trent. Ma c'è un ruolo che ti piacerebbe interpretare in futuro, non il solito ruolo della bella ragazza? Sì, allora mi piacerebbe comunque sia far parte di un cinepanettone, non lo escludo perché io sono molto attratta da queste fiction qua, avendo un carattere molto solare, mi medesimo facilmente, oppure nelle fiction in pratica più impegnative come le produzioni di Alberto Tarallo. Mentre un ruolo che non accetteresti mai? Un ruolo che non accetterei mai è una scena molto spinta, perché sono molto riservata sulla mia vita privata. Prediligi la commedia, il drammatico potrebbe anche andar bene, invece un horror thriller come lo vedresti? No, assolutamente, non mi rispecchierebbe proprio, io non ho mai guardato un film horror in vita mia, penso un po' se lo registrassi. Per quanto riguarda invece la recitazione a teatro? Sì, potrebbe essere un'esperienza nuova, non la escludo. Preferiresti un ruolo in costume o qualcosa di moderno? No, mi piacerebbe pure immedesimarmi nelle parti di un ruolo ottocentesco, sai, ha il suo fascino, la sua eleganza. Di tutte queste cose che hai fatto nella tua vita, anche di quello che farai, c'è qualcosa che prediligi, metti prima di tutto? Allora, sì, mi piacerebbe comunque sia fermarmi nello spettacolo come showgirl. Infatti ora stiamo lavorando allo studio e la realizzazione di un videoclip e un brano musicale, perché penso che oltre in pratica il fattore estetico un artista debba pure dimostrare il proprio talento. Tu sei tifosissima del Cagliari o mi sbaglio? Ultra tifoso del Cagliari, solo rosso-blu. Come vedresti il Cagliari in Serie A il prossimo anno, visto che è primo in classifica? Penso che il Cagliari non sia una squadra in pratica da Serie B, ma da Serie A. Infatti io ho deciso di omaggiare facendo una sessione di scatti con le maglie in pratica storiche partendo da Gigi Riva fino ad arrivare ai tempi d'oggi proprio per questo motivo. Il Cagliari comunque sia di un alto livello. Voi che abbia avuto una stagione in pratica difficoltosa, però è una squadra da Serie A ed ora ad oggi stiamo vedendo i loro risultati. C'è nel campionato di Serie B una squadra che temi di più? Ma attualmente il Crotone. Francesca, a tuo parere quanto conta la bellezza nel mondo dello spettacolo? Tanta, penso che sia il biglietto da visita di una persona, l'immagine è fondamentale. Hai fatto tanto, come dicevamo prima, adesso stai iniziando
questo percorso televisivo e cinematografico. Dove vuoi arrivare? Il più in alto possibile, togliermi comunque sia tutte le soddisfazioni possibili e raggiungere i miei traguardi, nonostante sono consapevole che bisogna sudare tanto e fare tanti sacrifici. Francesca, come attrice a chi credi di somigliare? Di assomigliare a un parolone, però come punto di riferimento ho sempre preso Virna Lisi, penso che lei abbia avuto una carriera stratosferica, nonostante in pratica il suo percorso, è stata sempre una donna umile che attraverso lo schermo ha fatto tanto, cioè le emozioni arrivavano dritte a noi telespettatori. Ora mi dici un nome di un regista e di un attore che vorresti al tuo fianco in un film. Devo proprio. Vabbè, attore Garco sicuramente. Il regista, come ti dicevo prima, produzione Tarallo. Bene, Francesca, abbiamo parlato del passato, di quello che stai facendo in questo momento. Ora mi dovresti svelare qualche dettaglio riguardo il tuo futuro. C'è qualcosa che bolle in pentola? Sì, stiamo studiando la realizzazione di un videoclip musicale con dei brani. Sono seguita da dei professionisti della musica italiana, tra cui il produttore e l'arrangiatore di Roma Bangkok. Bene Francesca, io ti ringrazio di aver partecipato a Cine News 24. Se vorrai, avremo modo di risentirci in futuro per i tuoi prossimi progetti, d'accordo? D'accordissimo, senz'altro un bacione a CineNews, grazie mille per la vostra ospitalità.